Ossigeno per aziende, strutture ricettive, agriturismi, B&B, progetti per itinerari naturalistici. In questo momento di crisi e di prostrazione sono davvero oro colato i 20 decreti che il GAL Nebro di Plus ha consegnato ad altrettante aziende. 20 progetti, 20 cantieri per un importo di oltre 2 milioni di euro per i comuni del GAL Nebro di Plus. L'ENTA ha riconfermato di essere soggetto intermedio in grado di attivare spesa significativa sul territorio con professionalità, competenza, velocità ed efficacia. Sommando questi decreti ai precedenti al bonus Sicilia, il GAL è riuscito a finanziare 287 aziende dei Nebrodi. Sono tre misure, la 64A riguarda gli agriturismi, una coda della 64C che riguardava i B&B, perché già una tranche l'avevamo consegnato come decreto, circa 1 milione di euro di finanziamento, e la 7.5 che riguardava le associazioni e i comuni per i percorsi, attività culturali di animazione territoriale. Complessivamente è un importo pari a 2 milioni di euro, sono 20 progetti, 20 cantieri sul territorio che si aprono in un momento di grande crisi e quindi ognuno deve fare la sua parte. Il GAL la sta facendo in questi termini, ma anche in termini di velocità di spesa. Nel giro di meno di un anno abbiamo istruito le pratiche, esitato le graduatorie provvisorie e definitive, abbiamo fatto trascorrere i termini necessari per le antimafie, per il rilascio delle antimafie, per andare in deroga, e quindi abbiamo consegnato i decreti. Quando otterranno le risorse le aziende? Questa è una risorsa certa, quella decretata. Ora loro faranno o la richiesta d'anticipazione o anticiperanno con fondi loro e quindi poi proporranno i SAL in base allo stato di avanzamento del progetto.